Allora, oggi siamo qua in Piazza San Paolo a Biella per presentare un evento molto importante. Oggi sono i protagonisti di una avventura, bellissima avventura. Si partirà da Biella per andare a Marrakech, niente meno che in moto. E ci sarà, diciamo che questa iniziativa ha anche un obiettivo un po' particolare. Parliamo con uno degli organizzatori di questa iniziativa, Gianni Bou. Ciao. Ciao, allora è stata assegnata tutto all'ultimo questo progetto, questa bellissima iniziativa? Allora, ci abbiamo messo un mesetto e mezzo, perché ci siamo trovati io e Bruno, abbiamo buttato diciamo sul piatto della bilancia questo viaggio. Lui è molto navigato per quanto riguarda i viaggi in Marocco, li ha fatti sia in moto che in macchina. E poi si sono uniti Walter, Massimo e Silvana. Ecco, 5 moto, cioè 4 moto e 5 ecco, ok. A una settimana dall'evento Mauro Benedetti, News Biella, ha detto: ok ragazzi, sono interessato a seguirvi. E noi siamo orgogliosi, uno perché ci seguite, due perché facciamo una bella cosa per quanto riguarda la LILT, e abbiamo qui la presidente, la dottoressa Levis. C'è una raccolta fondi, speriamo che anche poco, ragazzi, donate, perché bene o male purtroppo tutti con questa cosa ne abbiamo avuto a che fare. Certo, purtroppo sì, certo. Allora, noi seguiremo anche noi come canale, ovviamente seguiremo, ci seguirete a volte in diretta, a volte faremo anche noi comunque dei collegamenti un po' particolari. Allora, diciamo solo dove andrete. Allora, voi, il vostro obiettivo è quello di partirete oggi qua alle 10 dalla stazione San Paolo per andare a Marrakech. Sì, allora, la prima tappa è da qui a Genova, poi avremo 52 ore di traghetto. Perché è un traghetto lento, non abbiamo ben capito il motivo, ma probabilmente per un risparmio di carburanti. Una volta a Tangeri arriveremo lunedì sera alle 20:30, faremo un 10 km in moto e poi dormiremo in un riad. Il vero viaggio partirà poi martedì mattina, alla volta di Sheikh Shawen, la città blu, poi andremo giù verso Meknes, andremo verso l'Atlante, barreremo verso Merzouga e lì inizierà la parte desertica, Merzouga, Ramlia, Tata, Hakka, Tantan è la punta sud che raggiungeremo. Da lì faremo le piste dell'oceano a risalire, Agadir, Zagora, e poi ci sono tante altre tappe intermedie, ma non le dico tutte altrimenti staremo qui troppo tempo sotto l'acqua. E finiremo a Marrakech, poi da Marrakech verremo su dritti per prendere il traghetto e tornare. E sarà proprio un'avventura, nel senso che voi in queste moto, che sono dei piccoli gioiellini, dei grandi gioiellini, c'è di tutto, cioè voi dormirete in tenda, avete portato del cibo liofilizzato, anche se comunque qualche pasto caldo alla fine sperate di farlo, qualche pasto un po', diciamo, un po' decente. Anche qualche doccia. Ecco, fai, ecco, soprattutto. Ecco. Comunque il bello sarà arrivare alla sera quando tramonta, fermarsi esattamente lì dove ci si troverà, piazzare la tenda, mangiare tutti insieme intorno ai fornelli che cuociono il cibo. Ecco, perfetto. Allora, abbiamo detto che il progetto è stato anche appoggiato dalla LILT Biella. Qua siamo con la presidente Lita Levis, che si sente adesso fuori dalla telecamera, mi ha spiegato che le vive anche in maniera particolare un po' questo progetto, perché lei conosce le zone dove andranno con questa avventura. Sì, certo. Una parte del mio cuore è legata al continente africano, soprattutto al Nord Africa, quindi sono particolarmente emozionata. Sono molto contenta che loro sono venuti da noi, ci hanno chiesto di poter fare con noi questo progetto. Io oggi sono qui per ringraziarli innanzitutto, ma anche per consegnare loro il sesto passeggero. Eccola qua, la coccinella di Lita, ecco, la mascotte che vi consegno, che vi porterà fortuna e che nelle vostre dirette dovrà essere presente, oltre alle pillole di prevenzione, che è il motivo per cui l'atto di sensibilità che avete avuto nei nostri confronti per portare il messaggio della prevenzione a tutti. Quindi questo è la nostra richiesta. Grazie. Quando parlate con i vostri amici, sempre un pensiero alla prevenzione per la lotta contro i tumori. Grazie, grazie, grazie mille. A voi. Grazie a voi.
Ecco, tra i protagonisti c'è anche una donna, ascolta, passo davanti, Silvana, eccola. Ciao, piacere. Ciao, ciao. Allora, anche tu a volte magari guiderai, sarai no, un tuo merito nell'avventura. Io guido la mia moto, ma l'ho lasciata a casa. Sì, però anche tu hai le due ruote nel cuore. Sì, certo, certo, perché se non hai passione per questa cosa, insomma, già partire con una giornata così sarebbe già impegnativo. Hai già fatto esperienze simili? No. Così no, molto più vicine, siamo andati in Francia, abbiamo fatto Pirenei, queste cose qui, ma non, no. Però ne vale la pena comunque. Abbiamo sempre questo spirito un po' dell'avventura. Sì, poi ci vuole passione e fidarsi di chi guida la moto quando sei seduto dietro. Certo, certo. È importante. Dai, perfetto, in bocca al lupo. Grazie. Allora, adesso vediamo a che punto siete come eco. Ah, ecco, i consigli per la prevenzione, Marocco Grand Tour, mangiare sano, mantenere il giusto peso corporeo, fare attività fisica, utilizzare almeno 5 porzioni giornaliere di frutta e di verdura, bellissimo, extravergine di oliva, ricco di vitamine E. Ecco, vabbè, qualche pillola, si diceva, le pillole di salute ci vogliono. Ecco, giusto, perfetto. E questo lo porterete con voi? Porteremo con noi e giornalmente. Qua, magari non giornalmente, ma quando riusciremo a fare le dirette, proporremo una al giorno. Perfetto, ok, perfetto. Anche voi avete dovuto correre contro il tempo perché è stato un progetto che è stato preparato proprio all'ultimo. Ecco. 48 ore. Come si dice, i progetti migliori sono quelli che nascono dal cuore, in questo caso direi che sì, quello... In questo caso sì, loro sono stati veramente fantastici. In, sì, 48 ore hanno messo in piedi tutto questo ambaradan qua. Perfetto, allora adesso vi state preparando alla partenza, partirete sì, adesso? E partiamo. Dove, allora da qua adesso dove andrete? Da qui andiamo giù a prendere autostrada perché volevamo fare statale ma con questo clima non ne vale la pena, quindi facciamo l'autostrada fino a Genova e poi ci fermeremo al porto, mangeremo qualcosa insieme, aspettiamo il traghetto alle 5 stasera. Perfetto, ok, allora noi intanto continuiamo, ma ci mancherebbe, grazie a te, in bocca al lupo, buon divertimento e... Per conoscere anche Biella giù in Marocco, a questo punto. Viva il lupo e la coccinella. Perfetto, ok. In bocca al lupo a tutti, noi vi seguiremo comunque. Grazie, sono contento e molto orgoglioso anche di poter partecipare a questa diciamo... Avventura. No, ecco, un'avventura. Che comunque raccoglie un po' passione e... per la moto ma anche per i viaggi e così e anche magari portare un po' di qualche cosina magari ai quei bambini che sono là magari che bello, un bel pensiero così bello. È bellissimo anche questa mattina eravamo alla stazione San Paolo con questo tempo c'è tantissima gente che è venuta comunque a salutarvi. Sono anche appassionati di moto sono persone di amici che comunque magari non avendo la possibilità di andare, si condividono un po' con voi. Questo... Brava, ecco. Esattamente. Ecco. Sono un po' emozionato, scusate, ma. Ma ci mancherebbe, dai, no, complimenti veramente a voi tutti che partecipate a questa avventura iniziativa stupenda, un bellissimo progetto, proprio complimenti. Grazie, grazie. Grazie a voi che ci seguite. Grazie. Ci mancherebbe, è un piacere anche per noi. Grazie. Allora, noi continuiamo a seguire, vediamo a questo punto dovrebbero quasi salire sulle moto tra. Ecco, è venuto ad assistere alla partenza anche il sindaco, Claudio Corradino. Chiaro, perché beh, innanzitutto si tratta di un'opera altamente meritoria per due motivi. Primo perché è collegata alla LILT, a cui dobbiamo tanto, perché è un'associazione che sta veramente facendo il massimo per aiutare la popolazione biellese. E poi comunque porta il nome di Biella in giro per il mondo. E in più, dal punto di vista personale, riguarda un periodo della mia vita, le moto, in cui io sono stato... anche se piccolo, ma protagonista perché ne ho avute e mi sono veramente divertito. Li invidio tanto perché loro vanno a fare una cosa che io avrei sempre voluto fare, un percorso in queste terre meravigliose dell'Africa nord-occidentale. Che... Eh sì, perché sarà una parte del percorso sarà anche proprio nel deserto. Nel deserto. Sì, ragazzi... vanno avanti, portano il nome di Biella nel deserto. Vieni pure Gianni, se hai bisogno, salutatevi, noi siamo in diretta, ma il bello della diretta è questo. Tanti complimenti, assolutamente, tanti complimenti, io sono qua per testimoniare la loro
missione a nome della città di Biella, ma sono loro i veri protagonisti, li ringraziamo davvero per quello che fanno e vi aspettiamo al ritorno. Grazie molto per essere venuto. E sarà un successo sicuramente. Adesso c'è un po' d'acqua, ma poi là, quando sarete là nel deserto, l'acqua la invocherete, quindi sì, prendetevene infatti un po' adesso. Poi non è neanche così inclemente il tempo. Grazie molto. In bocca al lupo Gianni. Grazie. E a tutti voi. Grazie. Dai, in bocca al lupo, ti saluto anch'io, in bocca al lupo. Noi seguiremo adesso la vostra partenza e mi raccomando, noi vi seguiremo comunque. Benissimo. Fatti conoscere Biella giù, veramente buona avventura. Okay. Allora, seguiamo, adesso vediamo come la partenza. Abbiamo detto che sono 4 moto e 5 persone che si avventureranno in questo progetto veramente bello. Ecco, i preparativi, gli ultimi saluti. Prima telecamere spente, mi dicevano anche che hanno delle taniche di benzina, perché ovviamente loro hanno studiato il percorso, hanno studiato il percorso, hanno delle mappe, però ovviamente cercheranno di seguire il più possibile il percorso, però non sanno neanche loro come sarà, per cui se dovesse esserci qualche problema, qualche intoppo, diciamo che come la scorta di benzina ce l'hanno e dovrebbero essere, pare che i serbatoi di questa moto sono anche abbastanza, mi spiegavano, io non ci capisco tanto, però mi hanno detto che sono molto grandi, per cui di autonomia ne hanno. Allora, tutto pronto? Tutto pronto, tutto pronto. Perfetto, dai, in bocca. Ecco. Un ringraziamento a tutti. Hai già fatto un'avventura simile? No, no, così lunga no. Però sono molto molto, molto carico, molto emozionato. Bene, sì, dai. Sì, sì. Grazie di tutto. Grazie a voi, in bocca al lupo. Dai, pronti? Pronti per dare il via. Voi date il via, noi continuiamo a seguire intanto. Ok, loro sono pronti. Sindaco Claudio, tu mi dicevi che hai anche corso nel campionato mondiale. Ho fatto una prova di enduro del mondiale nel 1990, credo, a Marzabotto. Si è anche piazzato abbastanza bene, ci eravate in tantissime, siete arrivati in pochi. Siamo partiti in 125, sono arrivato ottavo, siamo arrivati solo in 8 al traguardo, però è stata veramente una prova, credo la gara più dura che ho fatto. Vedi, però dai. La ricordo ancora adesso. Un piacere, qualche sofferenza, ma un grande piacere. Bello, per cui anche tu vivi questo momento. Beh, con sì, loro. Io facevo un'altra cosa, l'enduro era più, però comunque è sempre moto. Sempre moto è. Poi queste moto qua le ho avute anch'io, cioè è veramente un grande momento. Perfetto, dai, grazie. Aspettiamo le ultime foto, gli ultimi saluti, sono i momenti più belli. Cioè, sono veramente venuti a salutarli in tanti, sia amici che parenti, gli ultimi scatti con la coccinella della Lilt. Ecco, vabbè, ci sarà la coccinella. È bellissimo, è molto goliardica questa cosa, però sapendo che dietro c'è un altro aspetto, no? Una profondità, allora è tutto più carino, è un momento bello comunque. Certo, bello. Molto, lo trovo molto sincero. Molto ecco la coccinella che è stata messa. Mi raccomando, non fatemela bagnare troppo. Si asciugherà quando sarà al sole. Di sicuro in questo momento non piove, sicuramente. Lei dice che comunque conosce quei luoghi. Sì, sì, quei luoghi, in special modo la Mauritania che confina con il Marocco, e quindi Africa per me è una parte di vita. È una parte di vita, per quello sono contenta di condividere con loro questa parte e loro con noi di Lilt. Meno male, dai. Siamo un po' in mezzo alla rotonda adesso. Sì. Tra un po' qualcuno, vabbè, dai. Sì, dai, siamo con il sindaco, giusto? Della partenza. Sindaco, siamo tranquilli qua per adesso. Ma sì, adesso siamo la parte di qua, Gli ultimi preparativi. Ecco qua, si stanno preparando. Ecco, il rombo delle moto e si parte. Ecco.
Ecco, scusate, voi siete venuti a vedere qualcuno che parte, che conoscete? Sì, siamo venuti a vedere Bruno Mussetti perché è un angelo in moto. Sì. E noi facciamo parte di questo gruppo di angeli in moto, che è un'associazione di volontariato che si occupa di consegnare medicinali, farmaci, dispositivi medici. E siamo nel territorio a disposizione delle associazioni che ci richiedono il nostro intervento. Lui, essendo un angelo in moto, siamo venuti a fare il picchetto di onore e augurargli buona strada. Bello, bellissimo, bella iniziativa. È per quello che diceva che cercherà magari di trovare dei bambini, dare a loro qualche aiuto. Esattamente, quello, portare eventualmente un aiuto ai più fragili e a chi ne ha veramente bisogno. E questo, poi, se riusciamo ad avere, ad attivare con News Biella questa raccolta fondi, sicuramente quello che raccoglieremo verrà devoluto alla LILT di Biella. Ecco, dai, speriamo. Certo, no, assolutamente, sono partiti e via. E via. Via per questa avventura. Buona strada, Angeli. Esatto, buona strada, Angeli, buona strada anche da tutti noi di newsbiella.it. Grazie di averci seguito. Ecco, sono partiti e via. La partenza è sotto la pioggia. Grazie a tutti di averci seguito e a questo punto sulla scritta di Biella si conclude anche la nostra diretta. Grazie per averci seguito e continuate a seguirci perché saranno tanti gli appuntamenti con noi. Da newsbiella.it è tutto, ciao a tutti.